Riguardo al piano DM 170 del 2022, legato principalmente alla lotta alla dispersione scolastica e alla riduzione dei divari territoriali, nell'Istituto Comprensivo Anzio I abbiamo attivato diversi percorsi. Abbiamo i percorsi di mentoring, circa 38 edizioni che vedono coinvolte in un rapporto uno a uno docente-discente, altresì percorsi per quanto riguarda l'orientamento con il coinvolgimento delle famiglie, ancora percorsi afferenti il consolidamento e il potenziamento delle competenze di base e non ultimo attività laboratoriali, circa 5 edizioni che vedono altresì coinvolti esperti e tutor. Stiamo lavorando con i ragazzi ripristinando un po' tutte le porte e le cornici dell'istituto. Abbiamo fatto questi murales di Einstein, Frida Kahlo e Martin Luther King con anche delle frasi di loro conio. Abbiamo voluto scegliere queste frasi e questi personaggi per dare proprio stimolo ai ragazzi che attraverso il processo creativo, attraverso l'apertura della propria mente si possono raggiungere grandi risultati. Abbiamo in programma anche di ripitturare le ringhiere delle scale che portano da un piano all'altro. Ovviamente tutte queste cose le andremo a colorare con i colori simbolici della scuola, cioè giallo e blu. Questo progetto mi piace davvero tanto, lo stavo aspettando da molto tempo e sono felice che stia andando tutto per il meglio. In questo progetto in più si apprende anche a socializzare con molti professori. L'obiettivo del nostro progetto è impegnare sicuramente i ragazzi con delle difficoltà più specifiche, ma anche cercare di creare un senso di appartenenza al territorio e quindi passiamo proprio attraverso le mura della scuola, perché le mura della scuola in qualche modo rappresentano la casa dei ragazzi, quindi il territorio dei ragazzi. E avere cura, prendersi cura del proprio territorio e quindi della propria scuola con le proprie mani è qualcosa che aiuta a dare appunto questo senso di appartenenza. Abbiamo svolto a scuola, quest'anno scolastico, il percorso di mentoring riferito sia agli alunni che alle famiglie. Per quanto riguarda gli alunni abbiamo visto la partecipazione di numerosi appunto studenti della scuola secondaria di primo grado. Il percorso si è svolto in orario pomeridiano e in rapporto uno ad uno, quindi un insegnante e un alunno. I ragazzi hanno lavorato prendendo in considerazione tre termini fondamentali che sono appunto quello dell'orientamento, del disorientamento e del riorientamento. Hanno quindi preso in considerazione le emozioni, gli oggetti che li circondano e hanno iniziato a lavorare. Da qui si è collegato poi tutto il discorso personale che li ha portati alla risoluzione, diciamo, di alcune problematiche che loro prendevano in considerazione, che per loro erano fondamentali. Questo corso mi è piaciuto perché mi ha insegnato di me stessa soprattutto, e l'orientamento mi ha insegnato che in alcuni luoghi mi dovrei trovare bene, in altri luoghi invece no. Abbiamo fatto queste immagini che mi descrivono tipo in un puzzle e io ho descritto 4 emozioni che sento quando sono in una sfera di cristallo. Poi mi ha insegnato che praticamente mi ha insegnato di essere di sicura di me stessa se mi trovo bene in un luogo oppure di non essermi trovata bene in un luogo, e mi sono immaginata che io ero un piccolo mostriciattolo che calpestavo queste formiche e queste formiche erano i miei problemi. Tra i nostri obiettivi senza alcun dubbio c'è quello afferente all'inclusione sociale, c'è quello afferente ad una maggiore partecipazione anche con le famiglie, fare rete col territorio, c'è bisogno di un profondo dialogo interistituzionale. E tutto questo ci viene dato grazie anche a questi finanziamenti che veramente hanno dato uno slancio nuovo alla scuola italiana. Quindi spetta a noi dirigenti, al nostro staff, al nostro ministero, al nostro paese cogliere queste opportunità e veramente costruire una scuola di qualità.